Roma, 16 aprile. Peggiore angheria Gabriele D'Annunzio non le poteva fare. Eleonora Duse si sentì offesa per essere stata scartata dal suo amante per interpretare la protagonista del dramma, la figlia di Orio, ruolo che venne poi affidato alla sua rivale, la più giovane Irma Gramatica. La disperazione della celebre attrice emerge da una sconosciuta lettera Alvate inviata da Cannes, dove si era recata a curarsi il 9 dicembre 1903. Il documento, conservato nell'archivio del Vittoriale, pubblicato dagli studiosi Sara Muscarà ed Enzo Zappulla nel libro Gabriele D'Annunzio, la figlia di Orio, tra lingue e dialetti, edito dalla Cantinella 10 Reale. Il volume contiene numerosi documenti, tra cui l'inedita traduzione in siciliano della tragedia d'Annunziana ad opera dello scrittore Giuseppe Antonio Borgese, la versione in abruzzese di Cesare De Tita e la parodia in napoletano di Edoardo Scarpetta. La scelta dello scrittore di affidare alla sensuale Gramatica la parte di Mila di Codra, che inizialmente aveva destinato alla sua diafana amante, fu letta dalla divina Eleonora come un vero e proprio tradimento, segnando di fatto la fine di un'appassionata relazione. Nella lettera, la Duse manifestava la sua profonda amarezza per la forzata rinuncia all'attesa tragedia che sarebbe stata rappresentata nel marzo 1904 dalla compagnia di Virgilio Talli. Allora è deciso, Gabri, dolcezza, forza, speranza, sola cosa forte e dolorosa di vita mia. È deciso. Io pure dico amen e così sia. Avrò con questo tutto donato per la tua bella sorte. Si sfogava la famosa attrice. La Duse non sapeva se di fronte al dolore procuratole dal Vate il suo cuore avrebbe resistito. Ho sperato, mi sono illusa. Ho sperato che una buona luce avrebbe illuminato di pazienza. Hai donato la figlia di Iorio. L'ho donata io pure, per te, per la tua bella sorte. E che il cuore se ne vada a pezzetti non conta, non conta. Ricordati un giorno che profondo amore è quello che lo dona altrui. 20 anni dopo, nel 1924, la scrittrice e giornalista Matilde Serao, in una testimonianza finora ignorata, narrò di aver assistito affascinata e sgomenta al capezzale della Duse, la quale, disperata, le manifestò il dolore di non essere stata lei la protagonista della tragedia. Era mia e me l'hanno presa. Gridò l'attrice ormai inferma.